Con noi l'assessore alle politiche sociali Carlo Campione. Le ordinanze di sgombero per i residenti di Via Puccini, delle case popolari di Via Puccini, sono state emesse oggi. Assessore, perché non si è aspettato dopo la Pasqua? Ma noi siamo stati obbligati a emanare queste ordinanze e ci dispiace, perché non volevamo rovinare la Pasqua a nessuno, però era nell'aria, lo sapevamo tutti. Questo non significa nulla, nel senso che noi siamo pronti a intervenire, riceveremo le famiglie da martedì a venerdì, le riceveremo tutte, cercando di offrire la disponibilità che abbiamo con i soldi che abbiamo, e che ieri io sono stato a Palermo, abbiamo avuto garantite queste somme che effettivamente ci sono. Quindi siamo sereni da questo punto di vista. Daremo anche un sostegno socio-psicologico alle famiglie. Io mi rendo conto della difficoltà che queste persone stanno vivendo dopo che probabilmente hanno investito una vita su una casa, ora se la trovano così, si trovano senza casa ed è un dramma. Le ordinanze di sgombero sono state disposte dalla prefettura di Caltanissetta, è giusto chiarirlo, e voi avete dovuto emetterle oggi. Per quanto riguarda gli affitti, li potrete pagare per un anno. Avete già trovato le case? Sì, l'ordinanza è del sindaco, chiaramente la prefettura sostiene questa teoria che devono essere subito emanate, giustamente, perché la relazione è molto chiara e il sindaco l'ha fatto. Detto questo, noi siamo pronti a intervenire per un anno nei confronti dei residenti che avranno la possibilità di trovare una soluzione immediata, però dobbiamo dire che l'avviso già fatto agli ICP, che scade il giorno 18, ci farà capire il mercato a che punto è, come risponde il mercato all'acquisto di una casa. Speriamo che avremo una buona risposta, come pare, io mi sono già informato con le agenzie immobiliari ma anche con le ICP, in maniera tale da poi poter fare un bando, e sempre le ICP a farlo, per l'acquisto della casa. Assessore, però molti hanno detto: noi non usciamo da casa se non ci danno l'atto e le chiavi della nuova casa, perché molte di queste persone sono proprietari e si sentono truffati perché l'istituto ha venduto loro delle case che purtroppo non erano state costruite secondo i giusti parametri. Le questioni legali sono questioni reali, io mi rendo conto, ma il vero dramma è il fatto che dopo aver investito io, come dicevo, una vita sulla mia casa, mi trovo senza casa. Ma è per questo noi cosa possiamo fare? Possiamo quando intervenire cercando di innanzitutto garantire per un anno al comune, perché anche noi chiaramente possiamo vantare dei presupposti, i presupposti sono tutti per vantare delle richieste nei confronti delle ACP, perché questo intervento non lo facciamo perché dobbiamo intervenire in uno stato di bisogno, e anche noi chiaramente abbiamo cose da dire, ma queste sono questioni giudiziarie che si risolveranno col tempo.